Si definisce chemiotassi il processo di avvicinamento delle cellule a una zona che contiene un'alta concentrazione di una determinata sostanza, nel caso in cui sia chemiotassi positiva, allontanamento da questa zona nel caso in cui sia chemiotassi negativa. Ora, per misurare la chemiotassi si utilizza la camera di Boyden. In pratica, in una camera si inserisce un tessuto e una sostanza chemiotattica e si vede l'avvicinamento delle cellule alla sostanza. Sostanze che sono inibitrici dell'infiammazione, per esempio il cortisone, agiscono a livello di solito della fosfolipasi A2, che è all'inizio del processo infiammatorio. Andiamo a vedere di cosa consta la fase cronica dell'infiammazione. Allora, abbiamo le cellule di difesa immunitaria, le polimorfonucleate, le abbiamo viste nei video di immunologia, arrivano al tessuto infiammato, dopodiché avviene la periferizzazione dei leucociti, quindi si spostano, viaggiano nei vasi, si spostano verso la parete del vaso, aderiscono all'endotelio del vaso, poi avviene la diapendesi, ovvero il globulo bianco passa tra le cellule del vaso, uscendone, entrando nel tessuto dell'area infiammata. Distinguiamo tra trasudato e dessudato. Allora, entrambe sono delle sostanze che vengono emesse in caso di flogosi. Il trasudato è caratteristico di infiammazione acuta, il sudato è infiammazione cronica. Il trasudato non presenta proteine, a differenza dell'essudato che invece è molto proteico. Queste sostanze che sono emesse in caso di infiammazione possono essere chiamate in diverso modo in base alla loro composizione, quindi possono essere sierose, sierocatarrali, sierofibrinose, purulente e infine emorragiche. Allora, abbiamo visto il nostro macrofago che interviene nella difesa immunitaria al termine del suo processo, della sua utilità, che fine fa? Può morire, oppure può fare mitosi in area infiammata, trasformarsi in cellule epitelioidi, oppure formare un granuloma che, non essendo vascolarizzato, può necrotizzare. Adesso parliamo del diabete. Allora, il diabete è una patologia molecolare. Il diabete parte nel pancreas, nelle isole di Langerhans, che sono composte da cellule alfa e cellule beta. Le cellule alfa secernono glucagone, che alza la glicemia, le cellule beta invece secernono insulina, che l'abbassa. Se mancano le cellule beta, avremo il nostro diabete. Il diabete può essere insulino dipendente, quindi parliamo di primo tipo. Parleremo di diabete di secondo tipo se è insulino indipendente. Può essere anche secondario, ovvero a cause infettive o a endocrinopatie come tumore dell'ipofisi, a farmaci o motivi genetici, oppure diabete gestazionale se avviene successivo alla fecondazione. Sulle cellule somatica è presente un recettore per l'insulina che, una volta che l'insulina si attacca a questo recettore, si attua la fosforilazione della tirosina, che comporta assorbimento del glucosio all'interno delle cellule. Adesso sappiamo qual è la funzione dell'insulina e quindi, se viene a mancare, vediamo cosa succede, quali sono le complicanze del diabete, ovvero possono essere acute, quindi accumulo di corpi chetonici tossici che sono ricavati dal metabolismo incompleto dei grassi, oppure complicanze croniche, quindi angiopatie, neuropatie, cataratta, macroangiopatie, quindi alterazione dei vasi, problemi di circolazione, malattie cerebrovascolari per alterazione dei vasi che irrorano il cervello, cardiopatie ischemiche in caso coinvolgano il cuore, quindi mancanza di sangue al cuore, microangiopatie, danno ai piccoli vasi, quindi l'opposto alle macroangiopatie. Parliamo del sangue. Dunque, nel sangue ci sono gli eritrociti che contengono l'emoglobina. L'emoglobina è formata da due alfa eliche, due beta eliche e quattro gruppi M. Se c'è deficienza delle due alfa eliche comporterà l'aborto del feto, se invece c'è deficienza delle due beta eliche comporterà accumulo di masse eritroidi, quindi pericolo di trombi. Anemia falciforme è una mutazione missense del codone 6, quindi c'è la sostituzione dell'acido glutammico con una sostanza, ovvero la valina. Anemia falciforme caratterizzata da questi eritrociti a forma di falce,
L'anemia da difetto di maturazione dei eritrociti invece è dovuta a carenza di ferro. Fra questa si comprendono le anemie megaloblastiche, quindi per carenza di acido folico e vitamina B12 avremo questi enormi eritrociti, oppure sideroblastiche. Fra i disordini genetici avremo le talassemie, l'anemia mediterranea che può essere alfa o beta, anemia sideroblastica e disideroblastica congenita. Difetti della proliferazione dei precursori degli eritrociti sono le anemie aplastiche, ovvero le leucemie. Dunque, patologia genetica. Quando si dice genetica, chi viene in mente? Mendel, per le leggi di Mendel, questo frate che coltivava piselli. Piselli adulti, però, tutto legale. Quindi le tre leggi di Mendel. La prima, la segregazione dei caratteri da 2N a N. Poi i geni su cromosomi diversi si assortiscono indipendentemente. E anche la regola del dominante versus recessivo, vince il dominante. Ovviamente con le conoscenze che abbiamo oggi sappiamo che ci sono delle eccezioni a queste regole, per esempio il discorso della dominanza incompleta, della penetranza incompleta, dell'eredità legata al cromosoma X e l'associazione di caratteri diversi tra di loro. Di queste eccezioni, ma anche delle caratteristiche delle leggi di Mendel e in particolare le caratteristiche di genetica, ne parlo meglio nei video di genetica. Dunque, come si fa a studiare il genoma? In coltura, quindi si può indurre la mitosi delle cellule, poi si bloccano in metafase e poi si colora bandeggiature, così è possibile individuare i problemi. Quali sono le patologie genetiche? Allora ne esistono di tipo qualitativo e quantitativo. Quello qualitativo avremo le deletioni come sindrome di Cri-du-chat o di Wolff-Hirschhorn, le inversioni, le traslocazioni, le duplicazioni, cromosomi ad anello, quando si staccano le due parti finali del cromosoma e quindi tende a chiudersi, gli isocromosomi, anziché spezzarsi così, si spezzano così durante la mitosi, o X fragile, ovvero la sindrome di Martin Bell. Patologie invece quantitative, abbiamo le poliploidie, le aniploidie per non disunzione meiotica, le monosomie, le trisomie, come per esempio Down, che coinvolge il cromosoma 21, Edwards 18, Patau 13, quelle sessuali, per esempio a Turner 45X, ma anche 47XXX, la sindrome Klinefelter, ovvero 47XXY, e così via dicendo. Ne parlo rapidamente perché ne ho parlato più nel dettaglio nel video di genetica. Si parla di polimorfismo genetico quando una mutazione è presente in più dell'1% della popolazione. Quindi la patologia cellulare arriverà a causare un danno cellulare quando le cellule esauriscono la loro capacità di adattamento. Quali sono le risposte classiche della cellula? Lesioni irreversibili, morte cellulare, quindi necrosi, apoptosi, vediamo da poco di cosa si tratta, alterazioni subletali oppure croniche, adattamenti cellulari come atrofie, iperplasia, metaplasia, cumuli intracellulari, calcificazioni patologiche, infine abbiamo l'invecchiamento. Le trasformazioni cellulari di solito sono maligne, ma se riguardano solo una cellula sono irrilevanti. Si parla di infarto quando c'è morte cellulare da ipossia, non si intende solo infarto cardiaco. Quali sono le funzioni critiche della cellula che, se vengono compromesse, porteranno a morte cellulare? Integrità funzionale della membrana, respirazione aerobica, la sintesi proteica e l'integrità del genoma. Se arriviamo alla morte cellulare, ci sono due scenari, la necrosi e l'apoptosi. Allora, necrosi, quando la cellula è uccisa da agenti patogeni, quindi quali sono le fasi? Rigonfiamento cellulare, rigonfiamento torbido, la perdita del contenuto, infiammazione dei tessuti circostanti per riversamento di sostanze necrotiche. L'apoptosi invece è il suicidio cellulare che viene azionato dagli enzimi della famiglia delle caspasi, non causa infiammazioni perché il contenuto, il materiale cellulare rimane comunque inglobato nella membrana. È una strategia di sviluppo embrionale, elemento omeostatico, meccanismo di difesa, oppure può essere conseguenza di danni, ma può essere anche dovuto a invecchiamento della cellula. Da un punto di vista morfologico, l'apoptosi avviene con condensazione degli organuli, poi si condensa la cromatina, si formano delle propaggini dei corpi apoptotici, dopodiché la cellula è fagocitata da altre cellule. Si parla di senescenza cellulare, quindi anche le cellule invecchiano. L'aspettativa di vita è un concetto diverso dal tetto massimo, mentre l'aspettativa è migliorabile, il tetto massimo di vita non si può migliorare.
la vecchiaia nel corpo non è regolata da alcun organo. Ogni cellula possiede un orologio biologico che da un punto di vista chimico si esemplifica nei fattori di stimolazione, detti TGF, fattore di inibizione o negative feedback. Una possibile causa di degenerazione cellulare è per esempio la tesaurismosi, una patologia cellulare da accumulo intracellulare. Perché avviene questo accumulo e di che cosa? Beh, perché magari diminuita capacità di rimozione, deficit nel metabolismo oppure inabilità a rimuovere sostanze esogene. Cos'è che si possono accumulare? I lipidi, proteine, glicogeno, pigmenti, calcificazioni patologiche oppure degenerazione della cartilagine ialina o semplice invecchiamento dovuto a accorciamento dei telomeri che avviene col susseguirsi delle duplicazioni. A un certo punto la cellula smette di fare mitosi per evitare danni al genoma. Se non smette di fare mitosi avremo i nostri cari tumori. Allora, per quanto riguarda gli accumulo dei pigmenti, un esempio sono i tatuaggi, ma anche accumulo di bilirubina, di lipidi, di emossiderina. Per quanto riguarda invece l'accumulo di lipidi avremo diverse malattie come steatosi, arteriosclerosi, xantomi e colesterosi. Se invece c'è una sintesi in eccesso di proteine potremmo avere amiloidosi con riassorbimento delle proteine nei tubuli renali. Invece l'accumulo in eccesso di proteine può avvenire nel caso in cui ci sia una sintesi in eccesso. Parlerò delle malattie tumorali. Intanto si parla di malattie tumorali perché ogni tumore, a seconda di dove è situato, a seconda della degenerazione di quale cellule trova origine, si definisce come malattia tumorale specifica, ovvero ogni tumore è considerabile come malattia a sé stante perché presenta delle caratteristiche che lo rendono completamente diverso l'uno dagli altri. In ogni caso, la malattia tumorale per definizione è una crescita cellulare incontrollata che presenta tre caratteristiche: atipia, autonomia e aggressività nei confronti dei tessuti circostanti. Metastasi, come vedremo successivamente, è un tumore che ha digerito i tessuti circostanti e quindi non è statico, potrebbe essere in circolo. I tumori si definiscono benigni o maligni, dunque i tumori benigni hanno una crescita lenta dovuta a scarsa mitosi, potrebbero essere incapsulati, in ogni caso non esiste, non è presente la metastasi, a differenza dei tumori maligni invece che hanno numerosi mitosi, quindi crescono rapidamente, si sostituiscono ai tessuti vicini, li digeriscono e quindi è possibile che sia presente la metastasi. Un tumore potrebbe derivare anche da virus, cosiddetti virus oncogeni. I tumori sono definiti monoclonali perché derivano da un'unica cellula progenitrice. Dunque una cellula neoplastica, la cellula progenitrice, presenta tre caratteristiche: immortalità virtuale, niente è immortale, perdita di ancoraggio e perdita soprattutto di inibizione da contatto a cui si devono le numerose mitosi. Allora, Judas Folkman fu il primo a parlare di angiogenesi, ovvero della capacità di alcuni tumori di emettere delle sostanze, ovvero dei fattori di crescita per i vasi. Sappiamo che i tumori sono voraci di nutrienti, ecco che alcuni tumori sono effettivamente in grado di far sì che il corpo costruisca un sistema di trasporto specificatamente per loro, perché loro ricevano tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Parliamo di progressione tumorale, i famosi stadi, quindi lo stadio 0 è un carcinoma. Perché avvenga lo stadio 0 è necessario che una cellula perda l'oncosoppressore P53 e quindi inizi la mitosi incontrollata. Al primo stadio invece è un tumore circoscritto, non è presente metastasi. Secondo stadio invece sono interessati i linfonodi, i famosi linfonodi sentinella. Terzo stadio c'è l'infiltrazione dei tessuti vicini. Quarto stadio abbiamo un tumore particolarmente esteso, possibile
quasi certa presenza di metastasi. Quindi da un punto di vista cellulare avremo una cellula normale che si trasforma in un tumore benigno, poi un tumore maligno, poi avviene metastasi, quindi entra in circolo. A questo punto o viene distrutta dai macrofagi oppure prolifera. Il test di Ames o Ames è un test che permette di sgamare le sostanze cancerogene senza la sperimentazione animale, che ha due caratteristiche: uno, è crudele; due, è un pochetto inutile, perché se si trovano dei cancerogeni per animali, e l'unico modo per trovare cancerogeni è dar da mangiare agli animali queste sostanze e vedere cosa succede, queste sostanze trovate cancerogene per gli animali potrebbero non essere cancerogene per l'uomo, quindi crudele e inutile. Molte sostanze oncogene sono proteine di membrana, quindi le case farmaceutiche producono delle sostanze che sopprimono la crescita senza eliminare il tumore. Significa che hai delle persone che ti pagheranno per il resto della loro vita per far sì che il loro tumore non ricominci a crescere, perché se uno smette di prendere gli oncosoppressori poi il tumore continua a crescere. Che esiste effettivamente una cura per il tumore che sia tenuta nascosta sa molto da teoria cospirazionista. Quello che sappiamo è che le case farmaceutiche finanziano le ricerche che poi avranno degli interessanti introiti economici. Parlerò delle patologie che colpiscono il sistema endocrino. Andiamo a definire stimolazione endocrina. La stimolazione endocrina ha alcune comunanze con il sistema nervoso, perché in ogni caso è un sistema di trasmissione di messaggi che poi culminano in una risposta. In realtà le comunanze finiscono qui, perché da un punto di vista fisiologico non ci azzeccano una cippa, però in maniera schematica si somigliano. In ogni caso il sistema ormonale è più lento del sistema nervoso. Quali sono i meccanismi di diffusione degli ormoni? Ne abbiamo tre: la stimolazione endocrina, che comporta un tessuto che secerne l'ormone, che poi viaggia attraverso il sangue, raggiunge il tessuto bersaglio e si ha la risposta. Oppure la stimolazione paracrina, quindi abbiamo un tessuto produttore e l'ormone, senza passare nel sangue, arriva direttamente al tessuto bersaglio e c'è la risposta. Poi il sistema autocrino, infine, in cui il tessuto secernente e il tessuto bersaglio sono lo stesso individuo, quindi un tessuto che si stimola da solo in sostanza. Parliamo ora dei tipi di recettore, quindi c'è il tessuto che emette e il tessuto che riceve. Il tessuto che riceve presenta dei recettori, sono quelli che ricevono, che possono essere di superficie oppure nucleari. Quindi i recettori di superficie attivano delle molecole interne che causano la reazione, mentre a differenza dei recettori nucleari che causano loro direttamente la reazione. La differenza è che l'ormone deve entrare dentro la cellula, ci saranno delle proteine di trasporto. Alcuni oncogeni, quindi alcune sostanze tumorali, cancerogene, sono simili a dei fattori di crescita che rimangono attaccati ai recettori della cellula. La cellula riceve questo continuo segnale di cresci, 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 si forma il tumore. Invece l'RBB è un recettore cellulare troncato, fosforilato, attaccato al fosforo e fosforilante, quindi fosforila, che si comporta come se ci fosse sempre un fattore di crescita attaccato. Quindi in questo caso non c'è un fattore di crescita attaccato, però il recettore RB-B si comporta come se ci fosse attaccato, e quindi anche questo è oncogeno. Parliamo di interazione tra cellula e ormone. Allora, dipende dal tipo di ormone: abbiamo gli ormoni proteici idrosolubili e gli ormoni liposolubili steroidei. Allora, per quanto riguarda gli ormoni proteici, quindi idrosolubili, la fase di interazione è composta da si forma un legame tra l'ormone e il recettore, viene poi internato in un pozzetto di clatrina, c'è la risposta, poi l'ormone è degradato oppure rimane nel citosol. Per quanto riguarda invece gli ormoni liposolubili steroidei, si legano proteine di trasporto ed entrano nella cellula. Non hanno quindi necessità di recettori di membrana, i recettori invece sono interni, i famosi recettori nucleari. Parliamo quindi delle patologie del sistema endocrino. Possibili patologie possono essere date da un anticorpo antagonista dei recettori, quindi
si attacca al recettore, lo blocca, oppure un anticorpo agonista si finge l'ormone, come abbiamo visto per il fattore di crescita oncogeno. Le patologie del sistema endocrino sono studiate dall'endocrinologia. Andiamo a vedere da un punto di vista schematico come funziona la stimolazione ormonale. Allora, parte tutto dal sistema nervoso centrale che stimola l'ipotalamo all'emissione di un ormone che stimola l'ipofisi, che emette anch'essa ormone trofico, che stimola le ghiandole periferiche, che attuano le azioni fisiologiche, secernono gli ormoni e ritorna indietro una risposta, quindi è una azione che comprende un feedback. Parliamo dell'ipofisi. L'ipofisi è una ghiandola in due parti, la parte posteriore è detta neuroipofisi, la parte anteriore invece è l'adenoipofisi. È un definito tessuto ghiandolare endocrino. La neuroipofisi è fatta di tessuto nervoso, contiene delle terminazioni nervose provenienti dall'ipotalamo. Prima ho detto che l'ipotalamo emette un ormone che stimola l'ipofisi. Quindi l'ipotalamo produce questo ormone che è l'ossitocina, stimola l'adenoipofisi, l'adenoipofisi secerne l'altro ormone che è la prolattina, ACHT, ovvero l'ormone adrenocorticotropo, che agisce sulla corticale del surrene. In ogni caso, tutto questo processo lo vedremo meglio nei video di fisiologia. Possibili patologie che colpiscono l'ipofisi è un ingrossamento dell'ipofisi che, se è repentino, può comportare un malfunzionamento della stessa, causa compressione sull'osso. Esistono anche dei tumori che colpiscono l'adenoipofisi, e causano una sovrapproduzione di prolattina. Oppure andiamo a vedere le patologie che colpiscono la tiroide: se c'è poco ormone tirotropico sarà minuta, se invece ce n'è troppo sarà enorme e causerà problemi di deglutizione. Le patologie autoimmuni alla tiroide sono molto comuni. La tiroide contiene il follicolo, che è l'unità funzionale, e viene attivato dal THS ipofisario, gli ormoni corticotropo. Gli ormoni invece prodotti dalla tiroide sono T3 e T4 e stimolano la produzione di ATP in tutto il corpo. Cosa significa? Significa che se vengono a mancare abbiamo una riduzione delle funzioni metaboliche, che già a dirlo così suona veramente spaventoso. Sistemando l'inquadratura, parlerò delle patologie che colpiscono le rene, introdurrò la funzione renale e le patologie del sangue. Allora, la funzione renale dipende dalla neuroipofisi, l'unità funzionale del rene, il nefrone, che è composto dall'apparato iuxaglomerulare, che produce renina, glomerulo, che produce l'ultrafiltrato di plasma, tubulo contorto prossimale, che contiene acqua, glucosio, potassio e aminoacidi, l'ansa di Engel, che si occupa degli scambi controcorrente, tubulo contorto distale, dotto collettore, che invece riassorbiscono acqua, sodio, eventuali acidificazioni. Parliamo delle patologie che colpiscono il glomerulo renale. Dunque abbiamo malattia da depositi di immunocomplessi circolanti e malattia da deposito di immunocomplessi antimembrana basale glomerulare, quindi che colpiscono il glomerulo stesso, intasano i meccanismi di filtrazione, comportano insufficienza renale. Quali sono i rimedi? Emodialisi, trapianto. Infezioni renali possono essere ascendenti o discendenti a seconda di quale parte colpiscono e qual è l'andamento. Il consiglio in caso di infezioni renali è quello di bere tanto. Infine abbiamo le uropatie ostruttive, quindi ostruzione del canale urinario per ipertrofia prostatica nei maschietti: si ingrossa la prostata, strizza il canale, oppure calcoli. Parliamo quindi delle patologie del sangue e degli organi emopoietici. Allora, noi sappiamo che le cellule del sangue si formano tutte nel midollo osseo rosso, derivano tutte da emocitoblasti progenitori, sono queste cellule progenitrici. Secondo la formula di Arnett, si conta la distribuzione delle lobature nei granulociti. Se sono a destra, quindi presenza maggiore di lobature, ci saranno anemie, epatopatie o nefropatie. Se invece sono a sinistra, quindi un numero inferiore di lobature, possono esserci infezioni oppure emorragie. Parliamo di emoglobinopatie, anemia drepanocitica, ovvero falciforme, talassemie o anemie più in generale, ovvero presenza inferiore di emoglobina nel sangue. Cause?
mancanza di ormone eritropoietina, quindi un problema renale, oppure leucemie. Parliamo delle patologie che colpiscono il cuore e i grossi vasi. Allora, iniziamo dando qualche definizione. Si parla di gettata sistolica, il volume di sangue spinto nei vasi a contrazione ventricolare, valore normale 70 ml al minuto, frequenza cardiaca, numero di contrazioni al minuto, sempre 70, portata circolatoria, ovvero il volume del sangue espulso nel ventricolo al minuto, sono circa 5-6 litri, ritorno venoso, il volume di sangue versato dalle vene nell'atrio destro al minuto. Quali sono le patologie che possono colpire il cuore? Parliamo di soffio, quindi le valvole non si aprono bene, si sente il soffio quando si ascolta il cuore, aritmie, dipendono dalla polarizzazione, scarichette elettriche, extrasistole, una sistole fuori sincro, la tachicardia, tum 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 tum, bradicardia, tum tum. Blocco di branca e blocco di fasci dis, infarto da ischemia cardiaca, non arriva abbastanza ossigeno, muscolo cardiaco diventa necrotico, viene sostituito da connettivo che però non è funzionale alla contrazione, problemino se si tratta del cuore. Sappiamo che l'infarto lo si riconosce perché è segnalato da angina pectoris. Arteriosclerosi vasale, ostruzione del vaso con perforazioni, necrosi e calcificazioni. Una roba terribile. Patologia nella coagulazione, dipende da una cascata di eventi. Una compromissione di qualsiasi di questi passaggi porterà a una situazione patologica. Quindi, se è avversa, avremo dei trombi. Una volta un coinquilino molesto con cui avrei condiviso la camera mi ha avvisato di non mettere il cibo nell'armadio perché penso ci sia un topo. Ora, questo coinquilino era particolarmente disordinato e teneva i vestiti ammucchiati per terra, puliti, sporchi, tutti insieme. O dall'odore solo sporchi. Poi la mattina, per vestirsi, pescava dal mucchio, dava un'annusata e se andavano bene metteva su. Una notte ero sveglio fino a tardi mentre il coinquilino ronfava, ho effettivamente visto un topolino uscire dal suo mucchio di vestiti. Quando il topo si è accorto che ero sveglio si è subito rintanato nel suo nascondiglio. Si vede che quella era la sua casetta. Benone che non mi fanno schifo i topi, perché sennò non me la sarei vista brutta. Per questo video ho selezionato i coinquilini più molesti in assoluto che abbia mai incontrato.